Presentate un aggiornamento del piano al 2030, davvero in un flash, in 30 secondi, qual è il messaggio che volete lanciare? Il messaggio è che bisogna andare dritti sulla strategia della transizione ecologica, della decarbonizzazione dell'economia circolare, che bisogna avere un filo di prudenza in più nei prossimi 2 anni perché la volatilità dei mercati che stiamo vedendo a seguito della guerra inducono un po' più di prudenza, ma che la traiettoria è quella, dobbiamo mantenere grandi investimenti e grande determinazione per l'autonomia energetica del nostro paese. La dinamica delle bollette, è chiaro che c'è volatilità e grande incertezza, voi cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Ci aspettiamo ancora tensione perché evidentemente la difficoltà di approvvigionamento del gas in Europa, generata anche dal danneggiamento enorme del Nord Stream evidentemente e dai rapporti ormai completamente deteriorati con la Russia, generano un inverno complicato perché comunque abbiamo gli stoccaggi pieni, ma comunque un inverno di fronte che vedrà delle forniture inferiori rispetto a quelle storiche. E poi è molto importante che entri in esercizio i rigassificatori per garantire che l'offerta di gas mix tra rigassificatori e pipeline ci consenta di traguardare un 2024 migliore. Le misure annunciate dal governo in chiave, diciamo, contro il caro bollette, voi come le giudicate? Ma io penso che sia assolutamente fondamentale in questo momento aiutare le famiglie deboli per superare questo momento di crisi, per evitare appunto le tensioni sociali. E quindi credo che siano assolutamente positivo mantenere bonus per le famiglie. Ovviamente anche noi faremo la nostra parte.